Allora immagino che il matrimonio sia d'estate, ormai sta arrivando l'estate. Ok, quindi cerchiamo qualcosa di molto, magari o fiorito, colorato. Ok, allora le devo fare due domandine intanto. Osservarlo un pochino per capire che modello può starle bene, anche se in realtà poi uno dipende tanto dalla persona. Se lei pensa che un modello le stia bene, deve prenderlo assolutamente, anche se sulla carta non è adatto al suo fisico, perché l'importante è sentirsi belli. Però insomma, ci sono sicuramente dei modelli che proprio non, sicuramente non le piaceranno. Quel difetto, non sottolineo invece qualcosa di bello. Ok, allora. Secondo che prendo il metro, lo prendo giusto 2 o 3 misure, davvero non tanto, giusto per farmi un'idea. Per ciò che gli serve siamo davanti al posto giusto, direi che queste sono più o meno le opzioni che le farò vedere, però vorrei comunque prendere un po' di misure, giusto per capire anche dopo se dobbiamo fare dei tagli, allargare, stringere qualcosa, soprattutto magari accorciare qualcosa sotto. Allora, allora, comincerei subito. Quale di questi le ispira di più? Ok, anche per me è uno dei più belli in negozio. Ce l'ho anch'io a casa, assolutamente. Anzi, in realtà ce li ho tutti. Allora, questo modello, come può vedere, è lungo fino ai piedi, anche di più. Questo modello, infatti, a meno che non lo vogliamo accorciare, avrà bisogno di tacchi. Certo, dopo se vuole ne faccio provare anche dei tacchi.
muscolo molto profondo. E a questo punto lo diciamo rosa salmone. Questo scollo arriva più o meno qui. Dopo magari se lo proverà. Però diciamo che con le sue forme secondo me sarà benissimo, perché non risulterà assolutamente volgare per niente. E dietro invece abbiamo sempre il pezzo che si unisce dal seno e riparte sopra. Quindi abbiamo tutta la spalla scoperta e abbiamo queste stupende spalline, proprio due fili. Questo è veramente un effetto stupendo al tutto, è un effetto molto leggero. Ok, passiamo la fantasia. Come vede, è diciamo floreale, un pochino dipinta strana. E la gonna è plissettata. Allora, adesso è una gonna molto lunga e ha una sottoveste che arriva proprio fin sotto, quindi non lascia trasparire. Sopra vedete che è veramente leggera e trasparente, permette di avere un movimento della gonna splendido che seguirà proprio tutti i suoi passi e farà delle onde a ogni passo. Sta veramente benissimo. E anche l'ultimo modello, devo essere sincera, perché l'abbiamo venduto tantissimo, tantissimo, tantissimo. Anzi, se mi dice magari il nome degli sposi, che non voglio mai vendere due abiti uguali. Sai, io comunque adesso ci sono tantissimi matrimoni, quindi vendo tantissimi abiti per i matrimoni. Non vorrei mai che vi trovaste con lo stesso abito. Ok, no, non ho ancora avuto nessuno, quindi può stare tranquilla. E niente, questo è il primo. Se vuoi darlo anche da vicino. Allora, magari glieli faccio vedere, poi se li prova e vede un po' come stanno sul suo fisico, ok? Passiamo al prossimo. Va bene. Sì, vedo. Ok, prossimo, prossimo, prossimo. Allora, adesso le voglio far vedere un abito che, allora, la cosa bella di quell'abito è che se lei magari indossa una collana anche elegante, che segue lo scollo, magari con dei brillanti o delle perle, degli orecchini in perla, insomma degli accessori importanti, una pochette elegante e dei tacchi, è adattissimo a un matrimonio. Se lei invece l'abbina con una borsa più da giorno, con dei sandali e sì, non così elegante, non piena di accessori, può diventare benissimo anche un vestito, insomma, da apericena, sempre un po' chic, un po' elegante, però comunque un semplice apericena, non qualcosa di importante, importante come un matrimonio, insomma. Diciamo che non è. Diciamo che per le lauree non lo consiglio tantissimo. In generale non consiglio i vestiti lunghi per le lauree. Forse per la cena di laurea, ma per la laurea in sé consiglio o un po' sopra il ginocchio, o un po' sotto il ginocchio, o
essere indossato sia a un matrimonio sia per tutti i giorni è questo qui. Allora, non è colorato come l'altro, però anche questo è molto estivo ed ha una fantasia floreale, quindi anche se non è diciamo troppo chiaro, comunque è super estivo e super festoso. Eccolo qua. Allora, qui abbiamo questo vestito. È un tessuto molto leggero e questo non è plissettato, ma segue semplicemente il corpo. Anche questo è un po' lungo, forse andrà accorciato. Ha una fantasia appunto floreale, questi sono fiori ben definiti e rispetto all'altro che è tutto un po' più dipinto, un po' più è disperso come fantasia, come colori si fondono un po', questi proprio ha i fiori ben disegnati, quindi sì, concetto un po' diverso. Allora, la particolarità di questo vestito è che appunto sia può adattarsi a un vestito, noi lo chiamiamo vestito convertibile. Infatti, le faccio vedere il dietro. Il dietro è semplicemente la gonna. E questi due triangolini che lei vede qui continuano in questo modo. Quindi praticamente lei potrà, adesso glielo faccio vedere un attimino su di me, lei potrà modificare il di questo abito come più vuole, per avere più abiti in uno. Si può mettere così e poi la parte dietro la allaccia, si incrocia dietro e poi si allaccia davanti e allargarle, quindi fare una scollatura. Può fare anche una scollatura a cuore, forse non è il più adatto a un matrimonio, però è fra tutti è quello più adattabile ogni giorno. Guarda che bella stampa, la marca è Payalis. Le voglio mostrare un abito che forse è adatto solo a certi tipi di matrimoni, e soprattutto i matrimoni appunto di sera. Questo è un vestito da sera. Allora, lo scollo è asimmetrico, come vede qui, è circolare, qui invece abbiamo un angolo, quindi è fatto apposta. E questo è tutto a mano, come vede, ha questo sottile veste sopra e poi ha il tessuto. Come si sente? È un pochino pesante,
non servono particolari scollature per non passare inosservati. Anche questo lungo viene ai piedi, magari avrà bisogno di un pochino di essere accorciato, però questo è veramente molto molto lungo. Diciamo che con i tacchi va bene una persona alta 1,75 m, quindi si figuri, però insomma è un attimo accorciarlo, non ci vuole niente. Vedete? E sotto una veste, sempre assolutamente a metterlo, insomma. Cosa ne pensa? Forse. Però sì, se ha una cena romantica, un appuntamento molto grande, un evento molto importante di sera, questo è. Un po' esagerato, però comunque lo voglio mostrare perché sa, dipende un po' anche dal carattere della persona. Giustamente il modo di vestire è un modo anche per esprimere il proprio carattere, la propria essenza. Quindi comunque certa persona ha un'essenza molto elegante, molto anche estroversa, quindi un vestito può veramente aiutare ad esprimere. Il meno appariscente di tutti è quello un po' più innocente, mettiamola così, ed anche il più corto. Allora, questo abito ha, come vede, le maniche, è l'unico di questi che ha minimo di maniche, quindi questo è l'unico che appunto può andare bene così, perché comunque le maniche va bene. Ha quindi questa, diciamo, canottiera e separate queste maniche di pizzo. La fantasia a fiori, molto bella ricamata, molto bella ricamata. E questo sopra. E dietro è molto semplice, basico, non ha ricami. La gonna è questo e finisce con della plissettatura un po' più larga. Questo abito è stato fatto appositamente perché le arrivasse alla caviglia, quindi non le copre il piede e si può usare sicuramente con un tacco, ma diciamo sono consigliati i sandali, i sandali, i sandali bassi, magari con un gioiello benissimo. Sì. E appunto si collega la gonna in questo modo con tutte questa fantasia circolare, molto bello, così ricamato. E sì, questo, anche questo volendo si può indossare anche in centro, dei sandali bassi, è un vestito.
vestito comunque sia elegante, ma anche abbastanza tranquillo e sì, lo si indossa facilmente. L'ultimo che le voglio far vedere è un vestito, diciamo, un po' meno proprio primaverile, però sempre comunque una fantasia a fiori. È un vestito, diciamo, prettamente da cerimonia e non mi ha detto la testimone o qualcosa. Grida matrimonio, è proprio un abito disegnato per essere indossato un matrimonio. Ed è questo qui. Allora, guardiamolo un po' insieme. A canottiera. Bella lì va sotto, come vede qui, abbiamo un 3-4 di vetro non vedo, che aiuta tantissimo il vestito, perché il vestito sennò sarebbe un pochino, ridotto, un pochino pesante. Invece in questo modo risulta, è diciamo un tocco sensuale. E la con è molto bella questa fantasia floreale. Ed è molto bello perché ha anche la firma sulla gonna. Eccoci qui. Allora, questo è il primo che le ho fatto vedere. Molto bello. Come vede, infatti la gonna le arriva proprio ai piedi. Si giri, faccio una giravolta. Un beige nude molto bello, certo li vendiamo. E questi tacchi sono belli perché si adattano a tutto, stanno bene su tutto, veramente. Sono un tacco 10, quindi neanche 12 esagerato, forse 9 in realtà. Guardiamoci. Posso dirle che stavo in casa.